Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, finalmente cambio dell'armadio, faremo un po' di decluttering, faremo un po' soprattutto il cambio di stagione, bellissimo, che a me piace tantissimo fare tra l'altro. Invece molti dicono, comunque vanno in paranoia quando devono mettersi lì a fare il cambio dell'armadio, a me piace tantissimo, si vede che può essere data anche per la mia passione per i vestiti, per carità, però a me piace, diciamo che mi piace più passare, cioè fare il cambio stagione mettendo le cose estive, quindi io lo faccio sempre a giugno, e rispetto a quello autunnale invernale che a me non piace. Comunque invece sono contentissima e poi tra l'altro io ho una tradizione, ovvero lo faccio sempre la settimana prima del mio compleanno, e infatti tra una settimana sarà il mio compleanno, il 22 giugno, e quindi a una settimana esatta faccio il cambio dell'armadio. Anche perché ragazzi, non so da voi, ma qua si crepa dal caldo, veramente fantastico, infatti sono in canotta. Ma veramente si muore dal caldo, la finestra aperta, ma si muore lo stesso, però vabbè, non importa, è estate, che bello finalmente. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, di cliccare sulla campanellina per ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video e di seguirmi anche su Instagram, mi raccomando. E adesso vi faccio vedere un po' qual è la situazione. Allora, qui c'è tutta la roba, cioè in parte anzi, la roba invernale barra primavera, ma comunque roba pesante, e tra l'altro vedete ho accumulato anche nell'ultimo periodo lì perché non ci stava più, quindi qui sarà c'è tutta la roba che andrà tolta e messa nelle scatole. E invece qua, sì lo so, c'è un casino, infatti metteremo a posto insieme, ok, c'è tutta l'altra roba. Allora, roba, poi appunto qui roba più estiva, qua già un pochino più lunga e bom, e lì ci sono due scatole che sono dell'IKEA con roba estiva, appunto, che andrò a mettere qui. Ok ragazzi, è tutto normale, tutto nella norma, sono salita solamente sul letto per prendere tutte le cose appunto estive, primaverile più o meno, da mettere sul letto, così poi libero le grucce per le cose estive. Tra l'altro, voglio dire solo una cosa, ditemi se anche voi, se anche per voi è così, avendo gli armadi in alto, io faccio sempre ginnastica e palestra con i cambi dell'armadio, perché sali e scendi, non vi dico. Poi questo caldo, fantastico, però mettiamoci al lavoro. Ok, l'armadio è vuoto, è stranissimo vederlo così tra l'altro, e vabbè, comunque l'armadio è vuoto, ecco qua ho riempito il letto, tra l'altro è stranissimo il fatto che molte cose non nuove io non le abbia ancora messe quest'inverno, però con il fatto del lockdown, comunque di tutte le quarantene, nulla, e vabbè, non importa dai, speriamo di rifarci il prossimo inverno. Adesso che cosa faccio? Innanzitutto tolgo appunto la roba dalle grucce, così ricamo un po' di grucce per metterci la roba nuova. E poi vedo, perché io alcune cose le tengo, dei jeans ad esempio lunghi li tengo, perché non si sa mai nelle giornate di pioggia, nelle giornate un po' più fredde, che comunque d'estate a volte ci sono, e quindi li lascio appunto dei jeans, oppure delle maglie a maniche lunghe magari fini fini, alcune cose le lascio. Ovviamente il 90% di questa roba andrà via nelle scatole, e una parte anche, secondo me, la darò proprio via, nel senso la darò via, e infatti sto valutando di aprirmi un profilo Vinted per vendere un po' di roba. Fatemi sapere se vi piace l'idea, qualcuno mi ha già detto di sì, quindi magari dopo questo video, se avrò un po' di cosine da vendere, aprirò il profilo, comunque vi aggiornerò anche su Instagram e qui su YouTube, così se vi interesserà qualcosa potrete appunto prenderla e potrà avere appunto una seconda vita. Ok, andiamo. Per voi saranno passati pochi secondi, per me è passata un'ora praticamente, solo per sistemare la roba invernale. Quindi questa è tutta la roba che metterò nelle scatole, la roba invernale. Poi questi tre jeans in realtà, vabbè questa scatola lasciamola stare, questi tre jeans in realtà non mi vanno, comunque non li voglio più. Anzi, gli ultimi due in realtà non li ho mai messi, sono nuovi proprio, perché ho detto ma sì, magari un giorno e poi no. Saranno anni e anni che ce li ho lì, inutilizzati, quindi niente, li darò via. Mentre i jeans più scuri non mi vanno più e quindi niente, però sono quasi nuovi e quindi mi sa che venderò anche quelli lì.
E poi invece di qua c'è l'altra roba, quindi lì tutte le grucce vuote e lì la roba, diciamo, un po' primaverile, lunga, che voglio tenere nell'armadio. E qui anche questa camicetta che l'ho tenuta già appesa perché, boh, secondo me può essere, nei giorni un pochino più freddi, può essere utile. Ho messo da parte le grucce tutte di là e adesso finalmente scendiamo alla roba estiva, quindi toglierò tutta la roba che c'è davanti e poi scenderò le due scatole, cosa che sarà molto difficile, molto dura, perché sono molto pesanti, però ce la farò. L'armadio, infatti, non c'è più niente praticamente, sono solamente cose, altre cose, e qua è tutto. Allora, adesso vi faccio vedere meglio. Ecco qua, ho riempito il letto, tra l'altro nella busta verde e nella busta rossa ci sono dei vestiti eleganti, quindi dovrò fare anche una selezione di quelli, perché alcuni vorrei darli via. E poi ho anche le due scatole, eccole qua. Quindi adesso, vedete però che ci sono ancora delle cose invernali in mezzo, come lì... un po' dappertutto, e quindi tolgo le cose invernali, le metto insieme alle altre che sono appunto sull'altro letto e nulla, e poi inizio a dividere un po' le cose estive e anche a tirar fuori le cose dalle due scatole. Allora, per adesso ho diviso la roba che c'era appunto sul letto in due categorie, quindi di qua c'è tutta la roba che uso per uscire, mentre di qua invece la roba di casa. Qua poi ho messo delle cosine che voglio provare perché non so se mi vanno ancora, oppure se, ad esempio questa camicetta, non mi ricordo più come mi sta, come veste, quindi voglio provare un po' queste cose qua. E poi ovviamente svuoterò le due scatole e farò lo stesso lavoro, quindi io faccio così, divido sempre le cose per uscire e le cose per stare in casa. Ovviamente non fate caso al caos che c'è dietro, però volevo provare alcune cosine con voi per vedere se tenerle oppure no. Allora, ho provato questi pantaloncini qua, però non mi fanno impazzire, perché vabbè, sono a vita bassa, io ormai sono abituata con la vita alta, quindi E poi non lo so, perché dietro sono un po' lunghi, non lo so, quindi voi avrete un compito molto importante, ovvero dirmi qua sotto nei commenti se tenere queste cose che vi farò vedere oppure no, oppure darle via. Questo sinceramente non mi convince, quindi ditemi voi, però io sono più per il dare via. Poi, allora, questa camicetta, questo è un po' un punto interrogativo, perché in realtà l'avevo presa, ma era un po' larga, cioè avevo preso la S, ma un pochino, vedete, un po' larga. E poi anche, vedete, c'è troppa stoffa sotto, che fa uno spessore che, cioè, a me non piace, personalmente, e quindi mi sa che questa se ne va pure, perché, vedete, larga, non sta come vorrei stesse, quindi... Mentre questi jeans... Allora, qui vedete che avanza ancora un po', quindi va bene, però stringono un pochino nel cavallo, nella parte del cavallo, quindi non so, anche questi qua devo vedere. Di questa qua, ragazzi, di questa camicetta di Shein barra Shane, veramente mi dispiace un sacco, però ve l'avevo fatta vedere in uno degli ultimi video e avevo detto è un po' strettina, però invece no, ho provato a metterla qualche giorno fa e proprio non ce la... cioè guardate, provo a alzare le braccia, non ce la faccio, proprio non è una S, secondo me è un XS e quindi è troppo stretta, ma prossimo ordine su Shein, o comunque uno dei prossimi ordini, la prendo di nuovo M, così no, perché la voglio avere perché è troppo bella e carina, quindi mi sa che questa la venderò su Vinted. Allora, scatole vuote, ho messo tutta la roba delle scatole sul letto, dividendola già, cioè qua ho messo i vestiti, qua gonne, pantaloncini, e qua invece canotte, t-shirt e tutto. Ho appeso solo alcune cose, infatti l'altra parte là dietro, quella lì con la maglia rossa a capo praticamente come prima, perché? Perché non ci sta tutto ovviamente, numero uno, numero due non ho tutte ste grucce, ma poi non ci sta, cioè vedrete poi alla fine sarà pieno, con una parte di roba, quindi l'altra parte la metterò lì
E lì ho messo anche, cioè lì ho messo la roba da casa praticamente, e la roba di qua, la roba che metto di più, e a sinistra la roba che metto di meno, non so se riuscite a vederla. Ok, di qua la roba che metto di più, poi va bene qua le cose, il completino sportivo, e poi lì invece in fondo le cose che metto di meno. Ragazzi, solo per farvi capire, ho iniziato questo video alle 5 e un quarto, sono già le 7 e mezza e non ho finito! Ancora tutta la roba, ma non importa. Adesso metto, seleziono le cose, anche perché ho delle cosine da dare via, molto probabilmente, e, che ho già visto, quindi via, e metto la roba invernale nelle scatole e quindi vi farò vedere il risultato finale. Ragazzi, non ci crederete, ma sono quasi le 10, cioè le 9:40, perdonate i rumori fuori, ma non so perché alle 10 di sera si mettono a tagliare l'erba, ditemi voi perché, vabbè, non importa. Comunque, vi faccio vedere il risultato, sono molto soddisfatta, anche perché ho trovato molte cosine da vendere, quindi sono molto contenta. E nulla, adesso vi faccio vedere. Ecco qui finalmente il mio armadio estivo, sono contentissima. Davanti ho messo i pantaloncini corti, poi maglie, ovviamente in più o meno in ordine cromatico, vedete un po' così, io ho sempre fatto così. E al fondo ci sono i vestiti, che infatti vedete toccano il fondo dell'armadio. E poi lì in quella busta ci sono i vestiti eleganti. L'altra busta invece è andata là dentro, che è un armadio di mio fratello, però pace, gli ho occupato lo spazio. Così si mentre fa. Qui invece ho messo allora le due scatole appunto con la roba invernale, sopra quella roba che ho detto di che tenevo perché jeans lunghi, cose che potrebbero servire, e poi qua invece dietro c'è un'altra scatola, un trucchetto, guardate qua, vedete, ho dovuto aggiungere un'altra scatola perché sennò non mi ci stava nulla e boom, sono andata nel panico perché mancava tanta roba invernale, non sapevo dove metterla, e davanti invece altra roba. Dietro la roba da casa, di casa, e qua davanti invece la roba che non c'è stata qui. E questa invece è la roba che darò via, aspettate qua, ok? Quindi in questi giorni aprirò il profilo Vinted, vi aspetto, poi ovviamente vi dirò il nome e tutto, sia su Instagram che qui su YouTube. E nulla ragazzi, io sono stanca morta, la mia faccia ne è la prova, veramente, è stata una giornata, non pensavo di metterci così tanto, e questo vuol dire che ho comprato troppe cose quest'inverno. Ebbene sì, vabbè, comunque questo non mi fermerà, prenderò altre cose quest'estate ovviamente, ditemi in quanti siete come me e se vi piace fare il cambio dell'armadio, mi raccomando. E nulla, lasciatemi un bel pollice in su per questo video se vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!